Un'iniziativa che ha lo scopo di evidenziare l'importanza della cultura della prevenzione per una diagnosi precoce delle malattie, specie nei confronti delle persone più fragili. Con queste parole l'avvocato Silvana Paratore, da anni impegnata nel volontariato sociale e tra i promotori dell'iniziativa, ha introdotto questa mattina in Sala Ovale la prima giornata di prevenzione sanitaria della terza circoscrizione, presieduta da Lino Cucè. L'appuntamento è per domenica 11 a Villa Dante. L'iniziativa, partita da un'idea di Alessandro Cacciotto, consigliere del terzo quartiere, ha visto l'entusiasmo e l'adesione di ben 16 associazioni del territorio e di tanti medici e specialisti che daranno il loro contributo con visite e controlli di tipo cardiologico, dermatologico, di medicina estetica, oculistico, ginecologico, controllo dell'udito e audiometrico, nutrizionale, di naturopatia. Sul posto saranno presenti anche un centro di ascolto psicologico con due psicoterapeuti. Ma in campo scenderanno anche le numerose realtà associative impegnate in campagne informative sulle principali patologie sanitarie. I rispettivi rappresentanti e delegati questa mattina hanno lanciato il loro monito alla partecipazione presentando dati importanti. Dall'emergenza donatori di sangue in città, che vedono a Messina non autosufficiente, e l'importanza della donazione come gesto non solo altruistico ma di prevenzione personale, si è passate ai dati sul diabete, una persona su tre non sa di esserlo, e sull'importanza di agire per tempo, o a quelli sui problemi all'udito, che se nei bambini crea difficoltà del linguaggio, negli anziani è causa di isolamento e degenerazione cognitiva. E ancora il ruolo cruciale della corretta informazione quando si ha a che fare con malattie che spaventano, come l'autismo, la sclerosi multipla. A Villa Dante sarà presente anche ADMO, che effettuerà la tipizzazione con tampone per la ricerca del midollo osseo per il piccolo Alessandro. Nella prima giornata della prevenzione, dunque, lo schieramento di una vera e propria task force interamente pro bono. Se servirà ad aiutare anche una sola persona, dichiara Alessandro Cacciotto, sarà già un successo.